Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, sono appena tornata a casa praticamente perché sono andata praticamente a fare la spesa di carnevale. Perché chiaramente io festeggio il carnevale anche se ho una certa età, quindi farò vedere cosa ho preso. Chiaramente prima cosa, integratori. Ma voi direte, ma perché l'integratore a carnevale? Perché salirò sulle giostre e quindi devo stare bene, sperando che faccia un effetto. Poi ho preso la confettura di albicocche per la torta al mele che faccio ogni anno, buonissima. Oltretutto ho preso anche le mele che però stanno in cucina perché essendo la frutta non me la sentivo di portarle in camera perché sennò avrei fatto, non so, una bella macedonia di mele, quindi meglio evitare. Poi ho preso questo favoloso correttore perché così almeno mi posso truccare bene per carnevale. Ve lo straconsiglio praticamente perché questo qua copre le occhiaie veramente. Cioè, sembrate un'altra persona. E poi come potete vedere ha una durata di 12 ore, quindi per dire ci potete fare tutta la giornata con questo correttore. Perché il mio si era finito, quindi l'ho dovuto ricomprare alla fine. E per finire, i coriandoli. Perché chiaramente, carnevale, sono sta pure i coriandoli. Ah, ovviamente ho preso anche il burro, perché la torta alle mele va fatta con il burro, le uova, vabbè, tutto l'occorrente, il lievito ci stava e tutto quanto. Però ragazzi, c'è una novità. Praticamente io non ho il costume, cioè vi rendete conto? Non ho il costume. Io non so se andare su nello stanzino a vedere se c'è qualcosa, perché per chi non lo sapesse io ho uno stanzino sopra, cioè veramente la mia famiglia c'ha lo stanzino sopra, dove abbiamo tutte le cose che non usiamo di solito, quindi per esempio l'albero di Natale, per esempio le cose per fare il 31 ottobre, cose di carnevale, ci abbiamo tutto lì. Però mo il problema, ragazzi, è a ritrovarlo. Sono nello stanzino, qui praticamente è buio perché non c'è la luce, però spero che voi vedete. Praticamente in una di queste scatole ci sarà qualche costume di carnevale. Però il problema, ragazzi, ovviamente io non me lo sono comprato, voi non ci crederete, perché nella mia zona non vendono costumi per adulti, o perlomeno se li vendono fanno tutti schifo. Quindi mi voglio adattare con quello che ho a casa. Che poi, tra l'altro, alla fine, secondo me, è solo uno spreco di soldi. Perché, ovviamente, se uno ha la possibilità di procurarselo a casa, perché uno deve andare a spendere i soldi per dire ti metti l'abito una volta e poi non te lo metti più. Perché non è tipo per dire che mi vado a comprare, tipo, faccio un'ipotesi, una tuta che mi piace e la posso riutilizzare. Cioè, alla fine, me lo metto, mettiamo il giorno di carnevale e poi quando me lo rimetto il prossimo anno. Cioè, io i soldi così non li spreco. Cioè, perlomeno li spreco per il correttore, per i coriandoli. Però, cioè, il costume non mi interessa, sinceramente. Guardate, la tombola. Io adesso mi metto a cercare con calma e dopo vi faccio sapere quello che ho trovato. Ragazzi, guardate che bella maglia. Io questa me la rubo, magari me la metto per allenarmi. Non fate caso al buco. Perché, come sapete, ci hanno spaccato la porta e abbiamo dovuto chiamare i carabinieri. Quindi la porta sta ancora così, ancora ci vogliono risarcire per i danni. E io certo non li voglio spendere i soldi per riparare un danno che hanno fatto altre persone. Vediamo che altro c'è. Guardate che bella sciarpa, tutte queste belle cose, ma che ci fanno qua? Però chiaramente non ho ancora il costume, diciamo, di carnevale, quindi devo cercare di capire dove andarlo a prendere. Ragazzi, guardate che bell'abito che ho trovato, era di mia madre, ma a lei non le va più bene, anche perché comunque è più un abito da ragazza, tutto con i brillantini per il mare. Cioè, se non faceva freddo e stavamo, mettiamo, in Brasile con 40 gradi, me lo sarei messo, cioè, per carnevale. Poteva essere un ottimo costume. Però, ovviamente, devo trovare qualcosa
Non lo so, qualcosa comunque che posso mettere senza che mi venga la febbre a 40, cioè voglio dire, perché non posso permettermi di ammalarmi. Quindi, vabbè, guardate qua che casino, pieno di scatole, dobbiamo ancora mettere a posto, vabbè. Comunque, ti ripeto, qua lo usiamo come sgabuzzino, quindi ci sta che sta tutto sotto sopra. Ragazzi, io sinceramente qui su non riesco a trovare nulla. Non so se mia madre dove abbia messo tutti i costumi di carnevale e quant'altro. Magari mo riscendo e vedo se mia madre mi può dare una mano, magari a trovare qualcosa in casa, magari mi faccio prestare qualcosa da lei. Ragazzi, praticamente sì, lo so, è buio. Non so perché non funziona la luce. Praticamente guardate che cosa ho trovato. Questo maglione che è aperto praticamente davanti, più questa maglia bianca. Chiaramente da sole non significano niente, però ovviamente devo metterci anche i pantaloni, capito? Però mi è venuta un'idea per il mio costume. Sì, ragazzi, sto facendo luce da un faro. Mi scuso. E se questa idea verrà messa veramente in pratica, lo scoprirete in un prossimo video. Non vi dico quando perché non lo so neanche io, però lo scoprirete in un prossimo video, certo, prima di Carnevale, ovviamente. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, come sempre, mettete un pollice in su. E iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto.